C'è posta per te. Dopo la puntata, tre figlie beffeggiano la mamma. Le emozioni non mancano su Canale 5 a C'è posta per te. Molto spesso le storie sono forti e coinvolgenti e la conduttrice Maria De Filippi ha un bel da fare per cercare di porvi rimedio. Questa volta non ci è riuscita. Nell'ultima puntata andata in onda vi è in studio una donna siciliana, Patrizia, che non ha un rapporto sereno con le figlie, poiché allontanata da casa dal marito, con il quale non aveva più una sana relazione. Chiede aiuto a Queen Mary per cercare di far pace con loro, ma queste si sono dimostrate molto fredde e insensibili e decidono di chiudere la busta. La storia ha lasciato stupito il pubblico in studio, ma quello che è successo dopo sul web ha davvero dell'incredibile. Scopriamolo insieme. Nella puntata di C'è posta per te, andata in onda su Canale 5, tra le storie raccontate, quella che ha colpito molto è la storia di mamma Patrizia. La donna si è rivolta a Maria De Filippi per cercare di recuperare il rapporto con le sue tre figlie, Rossana, Desirée e Salvatrice. È una storia molto toccante, quanto comune al giorno d'oggi. Ben 25 anni fa la donna ha lasciato il tetto coniugale e quindi anche le sue figlie, poiché è maltrattata dal marito. Le figlie inoltre l'accusano anche di un probabile tradimento della donna con un ragazzo più giovane di lei e che, secondo loro, sarebbe il vero motivo dell'abbandono. In tutti questi anni il rapporto con loro è stato evidentemente molto travagliato. Patrizia ovviamente respinge le accuse di tradimento, secondo lei mai avvenuto. Durante la trasmissione, nonostante i tentativi di Maria De Filippi di far rinsavire le giovani e perdonare Patrizia, le figlie si sono mostrate presuntuose e irremovibili sulle loro posizioni e hanno chiuso la busta alla madre, che la stava letteralmente supplicando di ragionare. Tuttavia la storia diventa molto sgradevole e triste dopo la trasmissione, quando una delle figlie, Rossana, nei giorni successivi inizia una vera e propria campagna denigratoria su Facebook contro la madre. Post allusivi o estremamente chiari contro Patrizia, ma anche contro Maria, che non ha lasciato indifferente il popolo del web. La reazione è immediata, infatti, e tutto si ritorce contro la ragazza. I suoi post e le reazioni del web diventano virali, tanto che lei si trova costretta a cancellare tutto e anche il profilo da Facebook per sottrarsi agli attacchi dei naviganti. Una brutta storia di riconoscenza dei figli verso la mamma, di mancanza di capacità di perdonare e ascoltare, nella quale neanche l'esperta conduttrice è riuscita a insinuarsi e piantare il seme della ragione. Cosa ne pensate del comportamento di Desirée, Rossana e Salvatrice nei confronti della loro mamma? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.